Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Bene, questo è l'ultimo capitolo di Patanjali che affrontiamo stasera. E in definitiva, ieri abbiamo appunto detto quali sono le qualità del Samyama e in particolare l'ultimo capitolo, l'ultimo sutra, scusate, del terzo capitolo. Patanjali ci indica che cos'è la libertà, perché quando noi raggiungiamo lo stato del Samyama, che abbiamo detto appunto che sono gli ultimi tre stadi dello yoga, cioè quando una mente è ben concentrata, ben direzionata, è ben assorbita in quello che sta facendo e diventa appunto tutt'uno con quello che sta facendo, che sta osservando, acquisisce delle capacità mentali. In quella capacità mentale acquisisce della chiarezza e appunto non può non avere che tutte le potenzialità alla massima espressione. Quindi non c'è situazione, oggetto, momento che possa essere affrontato in quella particolare situazione. Ed è una situazione in cui la mente lo fa in maniera naturale. L'ultimo sutra, appunto, del terzo capitolo ci dice che la libertà è la situazione in cui la mente è in identità totale con ciò che percepisce. Quindi qui né più né meno ci sta indicando che il qui e ora, di cui si parla tantissimo, a livello il presente, per l'appunto, si parla tantissimo a livello yogico, viene espresso qui in quest'ultimo sutra, perché la mente in quel preciso momento lì non ha tratti propri. Quando siamo nel presente, qualunque cosa stia succedendo, siamo liberi dalle inclinazioni mentali, dalle nostre impressioni latenti. Questo è quello che ci dice nell'ultimo sutra del terzo capitolo. Questa sera affrontiamo il quarto capitolo ed è l'ultimo, e stasera lo finiamo perché sono riuscita un po' a trarne i punti sostanziali per riuscire a essere diretta nella comprensione di questo capitolo. In questo capitolo Patanjali presenta le possibilità a disposizione della persona che ha raggiunto questo stato mentale, che è uno stato mentale purificato. La mente nella sostanza diventa un servitore, non è più il padrone. E se si concede alla mente di comportarsi da padrone, sicuramente sorgono i problemi. È in quel momento che non abbiamo più il controllo di quello che ci accade. E il primo sutra del quarto capitolo, Patanjali ci dice che le facoltà mentali eccezionali che si hanno in questo Samyama portano a essere acquisite nuove esperienze, cioè possiamo riuscire ad avere nuove esperienze e queste nuove esperienze le possiamo avere anche perché abbiamo un'eredità genetica che ce lo permette, l'uso di erbe come prescritto nei Veda, la recitazione di formule magiche e in due punti particolari Patanjali ci dice che possiamo lavorare effettivamente per acquisire facoltà mentali, che sono la pratica dell'austerità rigorosa, quindi quanto mai in questo preciso momento possiamo sperimentare questa facoltà, e inoltre attraverso quello stato della mente in cui abbiamo appunto il Samyama, cioè siamo ben concentrati su quello e direzionati e ben assorbiti su quello che stiamo facendo. Alcune persone nascono dotate di facoltà straordinarie, infatti i Veda descrivono diversi riti, testi, modalità, preghiere che servono a manipolare inteso come a cambiare la personalità di un individuo per riuscire ad aumentarne la coscienza, le capacità. Però diciamo che nulla è più utile, anche questo ce lo dice Patanjali, come la capacità di utilizzare la mente in queste tre fasi, cioè direzionarsi, osservare, comprendere e integrarsi con quello che stiamo osservando e che stiamo facendo. Il cambiamento effettivamente Patanjali ce lo indica come il verificarsi di un insieme che
La materia ha delle caratteristiche, un insieme di caratteristiche che cambiano e praticamente diventano un'altra cosa. Praticamente la materia di quello che facciamo, di quello che osserviamo, non cambia, rimane quella, ma noi, con la nostra mente osservandola, possiamo riuscire a soggiogare, come è il termine yoga, come vi ho indicato nelle altre lezioni, yoga significa soggiogare, e indirizzare il cambiamento. Diciamo che ovviamente quello che stiamo osservando deve essere di nostro interesse, è ovvio, ma per la carità ci sono anche situazioni in cui non possiamo appunto direzionarsi solo su quello che ci interessa, abbiamo una serie infinita di situazioni che ci capitano durante la quotidianità. È tutto ciò che accade al nostro interno si riflette se noi riusciamo ad adottare questo cambiamento verso qualcosa di ben direzionato, riusciamo ad avere la capacità di vivere quella situazione, di vivere quella cosa che ci sta accadendo in una maniera molto differente da come il solito siamo abituati. E quindi Patanjali ci dice come possiamo ottenere questo cambiamento, fare questo movimento all'interno della mente per direzionarsi. Ci dice che in un sutra ci dice che un'intelligenza profonda può rimuovere gli ostacoli che impediscono certi cambiamenti. Quando si riferisce all'intelligenza profonda in questo senso, Patanjali ci dice e ci fa un esempio. Il suo ruolo è simile a quello di un contadino che apre una breccia in una diga per permettere all'acqua di defluire nel campo dove è necessario. Questa intelligenza profonda è comunque la capacità di percepire il ruolo che le nostre qualità hanno e riuscire a indirizzarle nella maniera più utile e opportuna. Perché in buona sostanza riuscire a comprendere le nostre qualità, capirle, riuscire a capire bene com'è la nostra natura, com'è lo scopo appunto di tutto questo processo, fa sì che noi possiamo avere delle forti potenzialità, ma se non conosciamo le nostre potenzialità, le nostre caratteristiche, la nostra vera natura, non possiamo nemmeno utilizzarle. È un po' come il contadino che conosce il suo campo e conosce le necessità del raccolto, quindi regola il flusso dell'acqua per la migliore resa, regola appunto l'attenzione che ci mette nel suo lavoro. Al contrario, per esempio, un apprendista che si azzardi nella coltivazione senza avere nessun tipo di conoscenza commette degli errori nonostante magari abbia delle potenzialità, quindi se magari ha delle buone attrezzature, una buona terra, ma se non ha una conoscenza di base, un'intelligenza profonda, sarà molto difficile per lui riuscire ad avere lo stesso risultato. C'è anche da dire che Patanjali ci indica esattamente che il percorso da fare in primis è proprio la conoscenza delle cose attraverso l'esperienza per riuscire anche, come vi ho detto in un'altra lezione, ad avere anche l'umiltà di chiedere consiglio a qualcuno che è più esperto di noi, che è uno degli elementi che cita Patanjali negli Yoga Sutra, cioè rivolgersi a qualcuno di più esperto che ci possa dare le direzioni giuste è sicuramente una cosa importantissima. E Patanjali ci dice anche che una persona con facoltà mentali eccezionali, intese come che ha acquisito questa capacità di stare nel Samyama, cioè di rimanere nel presente, nel qui e ora, può influenzare lo stato mentale di altri esseri. Ovviamente questa influenza mentale su un'altra persona dipende anche dallo stato mentale della persona che riceve questa influenza, perché quanto è ricettiva la persona, quali capacità possiede, quali sono le sue caratteristiche, tutto ciò determina il risultato dell'influenza di una persona su un'altra. È ovvio che però sicuramente un'influenza positiva l'influenza comunque esercitata da una mente in uno stato di dhyana, cioè di contemplazione, di osservazione su un'altra mente,
non può mai aumentare e far aumentare l'ansia e altri problemi nell'altra persona. Di fatto questi vengono ridotti. È un po' come quando siamo in presenza di una persona e questa persona ci fa stare bene. E questa persona che ci fa stare bene, semplicemente lo percepiamo a livello vibrazionale, cioè le persone che ci mettono ansia, siamo in una stanza, siamo insieme a delle persone, queste persone vibrano a un certo livello e dipende dallo stato della mente in cui si trovano in quel momento, perché in realtà se mi trovo insieme a una persona con una mente estremamente vorticosa, è molto probabile che io a livello inconscio percepisca questa sensazione e effettivamente potrebbe farmi aumentare il senso di ansia. Ci sono quelle persone che basta starci insieme e ti mettono agitazione. E invece ci sono tutte queste altre persone che in realtà ti appacificano i sensi e in quel momento lì la differenza sostanziale è lo stato mentale della persona con cui si è, perché la persona che è in uno stato mentale presente ti dona attenzione, è presente, ti ascolta, percepisce esattamente tutto ciò che gli stai dicendo, gli stai comunicando, qualcosa insomma di molto vibrazionale. In quel lì inevitabilmente si percepisce, il sistema nervoso lo percepisce e l'ansia si calma. Quindi quando siete in presenza di queste persone, dategli il giusto valore, il buon valore, perché sono persone che vi mettono, che vi prestano attenzione. È un esempio molto, molto basilare, ovviamente Patanjali si riferisce a elementi molto più elevati, però questo è un esempio quotidiano che può farci capire come questi meccanismi in realtà sono estremamente funzionali se compresi. Coloro comunque che hanno raggiunto questo stato di capacità di prestare attenzione, di essere presenti, perché sono nel presente, hanno la possibilità di eliminare gli ostacoli, quegli ostacoli di cui abbiamo parlato, e ovviamente riescono a entrare in comunicazione a livello sottile e si rendono conto della sofferenza dell'altra persona con cui sta comunicando e quindi riesce anche a entrare appunto in una comunicazione molto più importante. E diciamo che le persone che rimangono sempre bene o male presenti e attenti, Patanjali le indica come persone che in genere agiscono senza motivazioni, mentre gli altri, pur dotati magari di buona intelligenza, di facoltà eccezionali, agiscono con questo o quell'altro movente. Questo è quello che un po' discrimina le persone, perché, e lo possiamo anche percepire, cioè quando siamo in presenza di una persona che non agisce senza secondi fini, senza per forza un movente, siamo, in grado di riconoscerlo. E questo è anche un, come dire, un pochino un campanello che ci fa capire che quella persona sta agendo in una maniera naturale e questo ci mette a nostro agio. E questo ce lo indica proprio Patanjali in questo ultimo capitolo che affronta. Poiché non è stata eliminata la tendenza naturale della mente di agire basandoci sui cinque ostacoli, vi ricordo che i cinque ostacoli sono i klesha. Klesha significa appunto ostacolo. E diciamo che, meglio per essere più precisa, significa afflizione. Comunque, quando noi siamo afflitti, per l'appunto, dalla interpretazione errata, diciamo dal non riuscire a comprendere i giusti valori, dall'attaccamento eccessivo, diciamo dall'avversione irragionevole e dall'insicurezza, questi sono i nostri klesha, ce li indica Patanjali, ve li ho fatti nelle altre lezioni, ce li indica nel secondo capitolo. Quando appunto siamo afflitti da queste tendenze, le interpretazioni errate ovviamente si presentano e diciamo che facciamo fatica ad avere effetti piacevoli durante la nostra quotidianità.
Quindi solo le pratiche che ci permettono di stare sempre presenti, di osservarci, di comprendere come ci stiamo muovendo, il perché ci stiamo muovendo in quelle direzioni, ci danno l'opportunità di, come dire, soggiogare la mente e direzionarla da un'altra parte. Patanjali ci indica che l'eredità genetica gioca sicuramente un ruolo, anche l'uso delle erbe, indicate nei Veda. E altri mezzi possono essere efficaci, però nulla è efficace come quello della comprensione di questi meccanismi, perché prima si comprendono, prima si riescono a osservare, prima si riesce ad attuare il cambiamento. Perché noi abbiamo comunque delle memorie e delle impressioni latenti che sono sempre presenti, quindi diciamo che abbiamo la necessità di essere sempre vigili. E quindi dobbiamo sempre riuscire a trovare il modo di capire quando si presentano e prenderle e direzionarci da un'altra parte. E in buona definitiva questo capitolo comunque ci indica anche che tutti gli uomini in tutti i tempi hanno sentito sempre il forte desiderio, per esempio, dell'immortalità. Quindi perciò diciamo che abbiamo delle impressioni latenti che sono anche originarie nel nostro sistema nervoso, quindi queste impressioni non possono essere attribuite, per esempio, ad eventi trascorsi della nostra esistenza. Abbiamo proprio un istinto. E diciamo che l'immortalità, per esempio, è uno dei desideri strani, ma sempre presenti in tutti gli esseri umani, ed è quello che vogliamo vivere eternamente. Diciamo che anche quelli che sono quotidianamente in presenza della morte hanno questo impulso che fondamentalmente è illogico. È un istinto di conservazione che produce in tutti noi questo movimento dell'essere. Appena siamo davanti a una situazione che potrebbe metterci davanti appunto alla morte, effettivamente è lì che vibriamo a un livello in cui possiamo sentire come reagiamo. Ecco perché sicuramente la morte è uno dei tabù più grossi di cui dovremmo riuscire ad avere più comunicazione, perché è qualcosa che è latente in noi. In fondo, come abbiamo fatto in una lezione precedente, la paura ha una natura, ha una matrice, la paura è una cosa viva, va osservata. In fondo, se ripercorriamo tutta l'idea della paura, cerchiamo di andare alle origini, la nostra paura più profonda appunto è quella del fatto che noi non siamo immortali. Diciamo che Patanjali ci dice e ci affronta anche questo tema. Comunque queste tendenze sono mantenute sorrette dalle interpretazioni errate, perché dagli stimoli esterni, dall'attaccamento ai frutti delle nostre azioni, dalle condizioni della mente che favoriscono l'iperattività. La riduzione di questi ostacoli rende automaticamente inefficiente le impressioni negative. In effetti, se noi riuscissimo anche a parlare della morte, della nostra morte, della morte in generale, avremmo già eliminato tantissime impressioni negative, impressioni latenti. È sicuramente una modalità in cui possiamo iniziare a renderci conto che le cose, come si dice, che le cose importanti davanti alla morte sono le cose che sono importanti durante la vita. Quindi metterci sempre davanti a questo tipo di osservazione ci permette di avere una vita un pochino più sotto controllo, cioè riuscire ad avere una mente che è più direzionata verso aspetti che sono sicuramente molto più importanti, che possono essere importanti per noi. E anche l'attaccamento ai frutti delle azioni. Noi siamo sempre direzionati ad avere l'idea che tutto ciò che facciamo deve essere indirizzato a un fine per forza che sia utile per noi. Ma in realtà la maggior parte delle cose che possiamo anche fare possono essere utili per gli altri. Ed è in genere questo anche un processo in cui la mente dovrebbe sempre riuscire a osservarsi,
Perché come così nella quotidianità, così anche sul tappetino, quando io faccio una sequenza, in realtà io penso sempre cosa potrebbe venire dopo, quale posizione devo affrontare, qual è il movimento che mi conduce. In realtà rimanere sempre in quello che sta accadendo in quel momento, senza continuare a portare la mente alla posizione successiva, è un addestramento della mente in questo caso. Ecco perché riusciamo a comprendere come il corpo, se utilizzato bene, può modificare anche aspetti direzionali della mente. E, diciamo che in genere, appunto, noi abbiamo sempre la necessità di avere uno scopo, un fine, e soprattutto vogliamo esserne certi di questo fine. Durante la lezione della paura vi ho proprio indicato che la paura compare perché la mente fa un movimento che è dalla certezza all'incertezza. Quel movimento lì genera appunto la paura. È ovvio che quando sono sul tappetino e sono su un piede, cerco l'equilibrio, cerco di rimanere ben posizionata. Il fatto che non so se cadrò in avanti, non so se cadrò indietro, è un modo per riuscire ad affrontare quella sensazione che la andiamo a stimolare a livello fisico per riuscire a, come dire, contenerla attraverso il respiro, l'osservazione. Ricordiamoci che le asana devono essere uno strumento per addestrare la nostra mente. Comunque, sempre in questo capitolo, diciamo che Patanjali parte appunto dal fatto che noi siamo, questo ci indica appunto che noi siamo osservatori, cioè noi siamo questi osservatori che guardano ciò che sta accadendo. E è ovvio che le caratteristiche di una posizione, di un oggetto, di una situazione, di una persona, io le veda in una maniera e un'altra persona le possa vedere in una maniera completamente diversa. La differenza sostanziale è enorme perché questo si applica, per esempio, quando io osservo qualcosa. Patanjali ci fa un esempio, indicandoci un tempio indù, per esempio, è un luogo di culto per un credente, mentre per un turista è un monumento d'arte, mentre per diciamo un mendicante è un posto dove andare a fare l'elemosina e via dicendo. Ma il luogo rimane sempre un tempio indù. Sono le persone che attribuiscono caratteristiche differenti a quel luogo. Ovviamente, come si diceva, e io avevo fatto un esempio anche della campana tibetana, se, è ovvio che questa rimane una campana tibetana, se la guardo io ho una reazione, se la guarda una persona che gli è caduta una campana tibetana in testa ne ha un'altra. Ma è proprio quello il nostro campo sperimentale, perché in quel preciso momento noi abbiamo la possibilità di riconoscere come reagiamo agli oggetti esterni, alle situazioni, alle persone. In quel momento lì noi abbiamo il potere, se abbiamo compreso bene questi meccanismi, di prendere la mente e direzionarla per un cambiamento. Per il cambiamento, cioè invece di esserne in balia, di essere trasportata dall'emozione, dalla sensazione, prenderla e direzionarla dove effettivamente voglio farla andare. Perché che un oggetto sia percepito o no, dipende ovviamente anche dal fatto che esiste, quindi esiste un oggetto, io lo percepisco, questo oggetto crea una sensazione al mio interno e effettivamente questa sensazione io la devo prendere e direzionare nella parte più utile e per noi. Quando io parlo di utilità intendo che se una cosa ci crea estremo disagio, devo riuscire ad andare nel campo sperimentale del disagio, cioè o riuscire ad osservarlo e riuscire a distaccarmi da quella sensazione, riuscire ad osservarla. L'osservatore dentro di noi deve fare questo. Le attività mentali sono sempre
note a chi sta percependo l'oggetto. Ogni persona ha presente cosa sta succedendo intorno a sé, nel senso che si rende conto della sensazione. Il problema sostanziale è che quella sensazione prende il potere e appunto non riesce. C'è un osservatore interno che comunque non riesce a comprendere né come prenderne il potere né come direzionarla. E diciamo che è naturale, è ovvio, più andiamo ovviamente ad esplorare questi aspetti, più ci rendiamo conto di come i meccanismi automatici ci regolano, ma è proprio il nostro campo sperimentale. Ecco perché l'esperienza è la base di tutto, cioè tutto ciò che magari non ci piace è proprio quello che dobbiamo riuscire ad andare ad indagare, perché è lì che possiamo realmente fare l'esperienza di come reagiamo e di come possiamo iniziare a prendere in mano il meccanismo di indirizzarsi verso un altro tipo di atteggiamento. E quindi Patanjali ci parla proprio di questo aspetto, cioè che noi siamo in balia della mente che percepisce e senza renderci conto che in realtà dobbiamo essere qualcosa di diverso, cioè c'è la mente che percepisce e va bene, ma in quel preciso momento noi possiamo entrare a un livello più sottile, cioè far sì che la mente possa percepire, sentire e iniziare a controllare, cioè non seguire l'aspetto emotivo, sensoriale. Dobbiamo essere distaccati, è l'unica parola che in questo preciso momento mi viene per riuscire a descrivervi bene ciò che intende Patanjali negli Yoga Sutra. Perché la mente comunque è ciò che percepisce, perché come abbiamo detto nella prima lezione, la mente noi la percepiamo perché ha una serie di attività al suo interno, altrimenti non avremmo la possibilità di percepirla come elemento esistente, ma noi non siamo quelle attività, noi siamo qualcosa di diverso e diciamo che abbiamo appunto la possibilità di capire che tutte quelle attività sono date da situazioni latenti, da impressioni latenti, sono date dalle interpretazioni errate, sono date dalla nostra memoria, sono date dalle nostre idee e come abbiamo detto sempre nelle prime lezioni, sono cose che abbiamo assorbito, ma che in realtà fossimo da qualche altra parte del mondo avremmo assorbito informazioni magari diametralmente opposte. Quindi c'è sempre questa lucina all'interno della mente che deve osservare questa particolare informazione, riuscire ad avercela sempre davanti. Perché, diciamo, la mente non è queste cose, cioè la mente è queste attività, però noi siamo qualcosa di diverso. Quando la mente non è legata a oggetti esterni, cioè non riflette una situazione, non riflette un oggetto, non riflette un evento, prende un'altra forma, cioè prende la forma di noi, perché la mente inevitabilmente è nata per riflettere tutto ciò che ci circonda e le impressioni che ne derivano, ma in realtà se noi iniziamo a entrare all'interno e non abbiamo più nessun oggetto di percezione esterno o situazione, iniziamo ad avere più coscienza di cosa siamo, di dove appunto arriva questo movimento interno. E diciamo che la mente in questo momento, quando siamo in quella condizione, è priva di ogni impressione a essa collegata e in tal caso essa è in contatto realmente con quella che è la nostra natura. E come possiamo fare questo? La mente, diciamo che lo può fare solo negli stadi del Samyama, cioè negli stadi in cui riesce a essere ben direzionata. Questo ce lo dice Patanjali dicendoci: se voi siete ben direzionati, ben osservatori di ciò che vi sta accadendo, anche di una cosa che a giudizio mentale, perché esiste questo giudizio mentale, è negativa, in realtà se io rimango ben presente,
osservo, vivo la sensazione, cerco di, come dire, essere nel presente, in tutto quello che sta succedendo, in quello stato mentale lì non c'è errore. Cioè il presente non indica un errore, tutto ciò che accade nel presente, se io sono presente, è effettivamente l'essenziale della vita stessa. Diciamo che è sicuramente uno degli aspetti sulla quale bisogna lavorarci, stare nel presente. Come vi dicevo in un'altra lezione, era quello tipo lavare i piatti, è un addestramento. Lavare i piatti, sentire bene l'acqua, percepire il peso di un piatto che abbiamo in mano, la temperatura dell'acqua, percepire bene come stiamo lavando il piatto. Le varie sfumature dei colori, i vari cambiamenti di temperatura, e tutto quel sentire, quel portare la nostra mente in quella direzione, questo è semplicemente un esempio, ma può essere fatto con qualunque cosa. È un movimento che noi facciamo volontariamente nella nostra mente che si direziona, che rimane lì, e in quel momento lì la nostra mente impara e si addestra al fatto che più rimane nel presente, più non ci sono impressioni che compaiono, passato, futuro. La chiarezza diventa appunto quella più chiara, perché si è presenti e non, è più chiari di così, la mente ha una chiara visione della realtà. Quindi è questo che indica Patanjali, la vera libertà è questo, perché più noi siamo nel presente, più noi siamo liberi. Più noi siamo attenti, osservatori di quello che ci sta accadendo, più abbiamo la libertà. E diciamo che dobbiamo sempre stare vigili perché le impressioni latenti si presentano sempre. È estremamente naturale che la mente, le sensazioni invochino passato e invochino futuro. È quello il momento in cui attivo questa modalità di ripresa della mente riportata nel presente, riportata in quello che sto facendo, riportata in cosa sto vedendo, nella temperatura che sento, in cosa che mi circonda, tutte cose strumentali che mi servono però per addestrare la mente in una maniera in cui anche nei momenti più difficili dell'esistenza non si troverà impreparata, sicuramente avrà gli strumenti per poter essere di nuovo ben direzionata. Ed è questo lo stato libero d'azioni basate su continuamente le problematiche che abbiamo visto nelle altre lezioni. Quindi la persona in realtà risulta libera, si muove naturalmente, non ha appunto azioni mirate a fini di qualcosa, può vivere naturalmente tutto ciò che gli accade senza, per esempio, essere sempre in balia dell'ansia e dell'attacco e della paura, ecco. Diciamo che questo è un potenziale che noi abbiamo, è uno strumento. Lo yoga, come ho sempre detto, è uno strumento, ho sempre percepito anche dagli insegnamenti, è uno strumento che può essere utilizzato nella quotidianità. Se si imparano questi meccanismi, si impara anche tanto a stare sul tappetino. E diciamo che per l'appunto, quando riusciamo a stare sempre nel presente, non importa più ciò che ci accade, importa tanto come noi reagiamo a ciò che ci accade. E effettivamente può accaderci qualunque cosa, e questo è sicuramente il tempo per scoprire anche le nostre vere nature, anche farci un po' i conti e adottare un cambiamento se non siamo contenti di come siamo, di come siamo, se non stiamo bene con noi stessi. Perché diciamo che questi sono momenti in cui possiamo sentire che possiamo essere un po' liberi sempre dal dolore, piacere, dolore, o qualcosa che mi piace, o qualcosa che mi fa stare male. Cioè tutto ciò che ci arriva possiamo viverlo senza per forza l'affezione di questi due elementi, dolore e piacere. E diciamo che arriva nel momento in cui la mente fa pace
soprattutto con questo vorticare continuo di costante rincorsa alle comprensioni delle cose, perché in genere tutto ciò che accade accade sempre per una ragione. Quindi se la mente è sempre lì che cerca di indagare, è per le motivazioni, perché è sempre in balia di afflizioni mentali. Diciamo che si aumenta anche l'intelligenza emotiva, l'intelligenza sensoriale, aumenta quella intelligenza che ci fa percepire le cose intorno a noi, ci fa percepire anche i cambiamenti delle cose, quindi ci fa capire che il cambiamento è la natura stessa delle cose che ci circondano, quindi non possiamo fare altro che accettare questo tipo di movimento delle cose che ci circondano. E effettivamente abbiamo la possibilità di sostituire, quando appare un'afflizione mentale, di sostituire quell'afflizione con un movimento mentale molto più rilassato, molto più distaccato, ma lo possiamo fare solo con l'addestramento. Patanjali finisce con l'ultimo sutra dicendoci qual è lo scopo finale dello yoga. E almeno abbiamo finito Patanjali, e Patanjali ce lo dice. Patanjali ci dice che quando si raggiunge lo scopo supremo della vita, la comprensione di questi meccanismi, quindi la comprensione di tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che ci accade, non suscita più in noi delle reazioni istintive, delle reazioni emotive. E questo è quello che è la libertà per Patanjali. In altre parole, possiamo percepire tutto quello che ci circonda, possiamo percepire tutte le persone, possiamo percepire tutti i cambiamenti emotivi, possiamo percepire qualunque cosa, ma non si presenta più una mente che è una colorazione della mente col pregiudizio, con la rabbia, con la paura. È qualcosa che ci fa vivere in libertà. È la serenità nelle azioni e anche la serenità nel non agire, non c'è più il senso dell'obbligo di assumersi responsabilità o di rifiutarle, è qualcosa che ci accade, quindi che viviamo. Diciamo che possiamo anche, può accaderci tanti, come a tutti gli esseri umani, può accadere qualunque cosa, però possiamo vivere questa cosa nel presente, ben direzionati. Ed essere pienamente coscienti e avere una mente chiara che ci fa vivere esattamente quello che sta accadendo, ma sia nel bene sia nel male, perché non per forza devono accadere sempre cose negative, anche cose che sono molto positive per noi. Ma se non siamo presenti con la mente, può accaderci qualunque cosa di meraviglioso, ma in realtà non ne avremo la capacità di assaporare il piacere di quelle cose, perché siamo sempre con la mente da qualche altra parte, quindi può accaderci qualunque cosa di meraviglioso e noi non riusciamo nemmeno a rendercene conto. E quindi Patanjali ci dice che se riusciamo ad allenarci, perché effettivamente è un allenamento, verso queste direzioni, la mente diventa un fedele servitore, cioè noi possiamo utilizzare la mente, non essere in balia della mente. In buona sostanza, Patanjali finisce con questo sutra, appunto, che ci dice che la libertà appunto si acquisisce quando si può percepire tutto, ma non si hanno più movimenti istintivi, quando non si ha appunto più, non, diciamo che tutti questi eventi non suscitano più reazioni nella mente, siamo distaccati ma sereni, possiamo vivere bene tutto ciò che ci accade. E termina qui ovviamente il quarto capitolo di Patanjali, e per farvi capire meglio in definitiva un po' quello che racchiude tutto quello che
una buona indagine su di noi, dobbiamo iniziare a porci che l'idea che la creazione non è mai né buona o cattiva, e è solo la mente umana che impone tipi di costruzioni, no? Abbiamo la capacità di incasellare un po' tutto. E oltretutto adattiamo tutto ciò che noi vediamo secondo i nostri interessi, e secondo di ciò che ci viene utile, come ci viene utile. Dobbiamo svincolarci da questa modalità mentale, perché una donna è semplicemente una donna, non cambia natura se una persona la chiama madre, un'altra persona la chiama nonna, un'altra persona la chiama zia. Noi abbiamo queste modalità in cui effettivamente dobbiamo iniziare a capire realmente cosa siamo, e effettivamente quando ci svincoliamo da tutta questa capacità della mente sempre di incasellare, di creare direzioni obbligatorie, possiamo anche iniziare a capire questi aspetti. Finisco qui con Patanjali, questa era l'ultima riflessione che vi volevo lasciare. E noi comunque, le lezioni di Patanjali finiscono qui, la lezione di pratica inizia ora. Per questa sera faremo ancora lezioni di pratica in questa misura, ma poi le lezioni pratiche saranno divise da lezioni teoriche, perché è molto probabile che ad alcuni interessi solo la teoria, ad altri interessi solo la pratica o un mix di tutto il resto. Quindi le lezioni pratiche poi verranno caricate sul canale YouTube e avrete solo poi la parte pratica. Per stasera comunque noi pratichiamo e inizio anche a riprendere, fare le riprese per il canale YouTube. Comunque, rivedetevi Patanjali, le indicazioni che io vi ho dato non sono invenzione mia ovviamente, ma è Desika Char che ha dato delle interpretazioni che io vi ho riportato, e Desika Char è sicuramente uno su cui fare riferimento per quanto riguarda lo studio dello yoga, e diciamo che è molto chiaro ed è molto diretto, quindi anche questo è un'indicazione che vi posso dare se volete leggere qualcosa di, diciamo, di qualcuno che vi può anche ancora meglio spiegare meglio di me gli aspetti che abbiamo trattato in questi incontri. Ora saliamo sul tappetino, la pratica sarà estremamente fluida, veloce. Non veloce come quella di ieri sera, ma sarà comunque veloce, rapida, e faremo molte posizioni in sequenza. E in ogni sequenza, in ogni posizione, osservo il corpo e il respiro, sempre vigili. Ricordate la doppia qualità dell'asana: vigilanza e rilassamento. Andiamo sul tappeto.